Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano d'Ardine 15 a Tripalda. 325 matrimoni a fronte dei neanche 100 di oggi, 489 nati contro i 146 del 2018, oltre 25.000 abitanti. Per Ariano il 1968, nonostante sia considerato l'anno delle contestazioni, fu un anno prolifico sotto molti aspetti. Si costruivano scuole ed altri edifici e si costruivano famiglie solide. Quelle stesse famiglie che ieri sera erano in Basilica Cattedrale a celebrare 50 anni di matrimonio, ben 107 coppie. Per questa 16ª edizione portata avanti con costanza dall'amministrazione comunale in collaborazione con la diocesi. E non immaginavamo che sarebbe diventata una festa così importante, è stata subito accolta con grande gioia non solo dalle coppie che si sposarono nel 54 ma anche da quelle che si sono sposate nel 68. Ci sono parenti, amici, figli, nipoti che vengono spesso anche dalle altre parti d'Italia. Per noi è un modo come un altro per ringraziare delle coppie che hanno costruito delle famiglie su cui è cresciuta la società italiana e la società orarianese ovviamente nel corso di questi anni, anni anche un po' difficili quelli in cui si sono sposati. Ma... Voi siete giovanissimi, a quanti anni vi siete sposati? Io avevo 19 anni. La signora? E la sposerei ancora 22. Oggi. Siamo innamorati dopo 50 anni e mi stanno uscendo anche le lacrime, veramente. Sì, questo signora, qua, sì. Una dichiarazione d'amore così, dopo 50 anni. Ma ci vogliamo bene, anche sì. Se mia moglie ha attraversato un momento brutto, ha avuto anche due tumori, questo sì. Però grazie a Dio stiamo qua, siamo qua. Queste difficoltà vi hanno unito ancora di più, immagino. Oh, sì, la vita si apprezza molto di più, questo sì, è vero, questo sì. Si mescono le lacrime, scusa. Ma come sono stati questi 50 anni? Benissimo. Anche 15 anni di emigrazione. La signora che dice? Sono stati anni belli? Sì, sì, troppo. Che tempi erano quelli? Belli, siamo belli. Il signore che mi dice? Il 68, un anno particolare. La parola stessa è quello che dice 68. Una bella cosa. E voi cosa facevate in quegli anni? Lavoravate già, eravate studenti? Lei... Io facevo le maglie. E lui lavorava. Io lavoravo. Vincenzo De Vito e Maria Stella Fasella. Muratore, diciamo, nella nostra semplicità. E in un traguardo mica era facile da raggiungere. Come sono stati questi 50 anni insieme? Poco di sacrifici. Tanti sacrifici. E poco. Di benessere. Le persone prima erano più educate, più affettuose, più adesso si pensa solo un poco a se stesso.